A telefono abbiamo Giuseppe Bruscolotti. Buonasera Giuseppe. Giuseppe, buonasera. Dicci la tua idea, perché questo Napoli è un po' in crisi, ha rallentato, non ce la fa più a vincere? Beh, come tutte le squadre, è incapace di un momento negativo, non ci va bene. La squadra ha qualche problema fisico sicuramente, perché si vede che la tenuta non è la solita e quindi ovviamente ci sono dei problemi, però questo è tutto normale, quindi non bisogna abbattersi, perché comunque anche se è una fase molto delicata dove ci si aspettava che Napoli potesse aumentare e raggiungere questo terzo posto, però purtroppo insomma, il movimento non è del migliore, quindi bisogna... Giuseppe, nelle ultime tre partite sì, abbiamo preso in ogni partita, nelle ultime tre partite, tre gol. Questa difesa, pur facendo dei cambi, pur essendo stato costretto Mazzarri a fare dei cambi, la difesa non ha retto. Tre gol a partita, come mai? Beh, sicuramente ci sono dei problemi, però non è che sia solo la difesa, perché quando poi tutta la squadra si esprime al massimo nel momento che possono accadere roba del genere, comunque ci sono state ovviamente delle distrazioni, però diciamo che è tutto l'insieme che non funziona in questo momento. Che cosa... sarà la stanchezza, come dice Mazzarri, sarà un'altra situazione, però comunque bisogna cercare di far quadrate e quindi di andare fuori da questa situazione e di chiudere questo finale nel migliore dei modi. Adesso abbiamo di fronte a noi la super sfida con la Juventus del 20 maggio. Secondo te in queste ultime giornate Mazzarri dovrebbe provare qualche giocatore in più per evitare che i nostri arrivino affaticati a questa che è, diciamo, la partita dell'anno? Ma provare, i giocatori sono quelli, quindi non è che ci abbia altre proporzioni. È normale che quando ti capitano squalifiche, infortuni e robe varie, che si fa in emergenza, quindi ti rende tutto più difficile. Quindi adesso non è che si possono fare esperimenti, solo cercare di provare, di tentare, certo che magari può dare qualcosa in più. Grazie, facciamo un applauso. Grazie, al nostro Giuseppe Bruscolotti.